Cari amici, buongiorno. Come al solito, pigliamo l'aperitivo al bar Imperial. Preparato da Giuseppe. Preparato da Giuseppe. Come si deve, come si, però dopo, però dopo che ne abbiamo ovviamente, parlato. Perché dobbiamo parlare di calcio, dobbiamo parlare sia del Lecce e sia, diciamo, della partita di Coppa pure, insomma, un accenno lo facciamo anche. Ma sì. Quello veramente parliamo di calcetto per quanto riguarda la partita di Coppa. Parliamo un pochino del Lecce. Caro Vittorio, sì. Il Lecce reduce da questo pareggio di Novara, dell'ennesimo pareggio, mi è sembrato, anche nelle dichiarazioni fatte da due rappresentanti autorevoli dei giocatori, tipo Giacomazzi e Del Vecchio, una partita un pochino contraddittoria, perché sia Giacomazzi sia Del Vecchio hanno rimarcato soprattutto sul fatto che non è stata giocata con lo spirito giusto, che non c'è stata la cattiveria dovuta. Ma io dico, una squadra in questa situazione di classifica, a meno 5 o a meno 6 dal quart'ultimo posto, è pensabile, è ipotizzabile che non metta la giusta cattiveria agonistica? Oppure sono delle parole così buttate al vento? Oppure, soprattutto, siccome si parla sempre di speranza, che è l'ultima a morire, mi sembra una cosa giusta, però ritengo pure che la speranza non debba mandare in aspettativa la logica. Ma guarda, io ho apprezzato le parole di Giacomazzi perché mi sono sembrate sincere e forse per la prima volta un giocatore ha detto quello che pensava. Cioè, la partita non è stata una bella partita, anzi una brutta partita è stata quella di domenica scorsa. Il Lecce ha ottenuto... Guarda, diciamo, si è rischiato anche di perdere. Anche di perdere. Ma non si è rischiato mai di vincere, questo è l'aspetto più strano. È bravo, hai detto giusto, non si è rischiato mai di vincere. Perché una squadra che ha giocato, secondo me, sul dettame dell'allenatore, per pareggiare la partita. E questo è un discorso che non ci va bene. A questo punto, se i pareggi un mese fa, due mesi fa, tre mesi fa andavano bene, potevano, perché muovevano la classifica, si guadagnava un punto, si guadagnava una posizione in classifica, oggi i pareggi sono deleteri, i pareggi non ci servono più. Guai a sentire parlare di pareggi. O vittoria o sconfitta, non ne parliamo proprio. Sono rimaste 9 partite, non possiamo più scherzare con questi pareggi. Adesso noi avremo la prova sul campo. Perché? Perché anche Cosmi ha detto i pareggi non servono più. Finalmente. Significa che prima i pareggi potevano al limite servire, giustamente, come hai detto tu, roba di 2 settimane fa, ma adesso a 9 giornate dal termine è chiaro che i pareggi non servono più. Io nella premessa che ho fatto ho detto non bisogna, la speranza è chiaramente l'ultima a morire, ci stanno buone possibilità che qualcuna possa franare, tra virgolette, tipo Parma, tipo eventualmente Fiorentina, non lo so, la più indiziata per me è il Parma, non vado oltre. Però nello stesso tempo non penso che si debba mandare in aspettativa, come ho detto, la logica. Perché la logica che cosa ci dice, Vittorio? Tu che sei un esperto di statistica. Ci dice intanto che una squadra che a 9 partite dal termine abbia vinto solo 2 volte in casa, mai si è salvata. Quindi il Lecce dovrebbe salvarsi e fare qualche cosa in più, ovviamente. Seconda cosa, se il Lecce ha vinto 2 sole partite in casa fino adesso, quando ne ha giocate non so quanto in casa, ne avrà giocate 15 in casa, vabbè, se su 15 ne ha vinte 2, non so se giocandone 5 altre ne possa vincere molte più di 2. Statisticamente non è possibile, non sarebbe possibile. Però è chiaro che c'è quell'aspetto del fuori casa che in questo momento. Però per salvarci dobbiamo per forza vincere le 4-5 partite, non ci sono dubbi. Poi tutti stiamo apprezzando in genere questa media tenuta da Cosmi, il famoso 1,40. Ma se tanto mi dà tanto, 1,40 per 9 partite ci porta a 39 punti alla fine del campionato. Siamo al limite. Potrebbe pure bastare. Vuole qualche cosa in più. Però Mario, le squadre che stanno a 33 punti, 34 punti, non hanno bisogno più di vincere una partita. Bastano 4-5 pareggi e arrivano ai 39-40 punti tranquillamente. Noi le squadre sulle quali dobbiamo puntare sono Parma e Fiorentina. Ma per quale motivo? Perché entrambe devono venire a Lecce, solo per questo motivo. Altrimenti sì, anche per un altro motivo, ovviamente, mettendo anche la statistica. Sì. Il Parma è l'unica squadra di quelle con le quali si tenta o si cerca di fare il risultato pieno,
che non si discosta che si discosta molto rispetto al campionato del Lecce nelle ultime 10 partite, sì. Perché il Lecce nelle ultime 10 partite ha fatto 14 punti, però lì ci stanno pure i 13 punti del Chievo, i 12 punti di quella, cioè roba, i 13 punti del Siena, e invece il Parma ha fatto 9 punti, cioè sì, un distacco, pertanto sì, il Parma però, potrebbe sembrare, anche se le squadre davanti a noi si sono alternate un po', prima c'erano altre squadre, poi si sono, hanno cambiato posto. Però negli ultimi 2 mesi noi non abbiamo camminato, Mario, camminato. E 6 punti tenevamo, 5 punti tenevamo di distacco allora, e dopo 2 perché? Mesi, perché e quando vero, mancano 2 mesi alla fine del campionato ancora teniamo 5 punti vero, di distacco. È vero, Vittorio, che allora o si dà un'accelerata, Mario, se no non ce la possiamo fare. È vero che i numeri sono lì e sono implacabili talvolta, esatto. Però vanno anche interpretati, perché se noi pigliamo le 10 partite del girone di ritorno, è vero che il Lecce ha fatto 14 punti e sta ottavo, nono in classifica generale, però andiamo un pochino più nel dettaglio e pigliamo le famose ultime 4 partite dove doveva iniziare l'accelerazione e non c'è stata, e c'è stata. 4 partite che abbiamo fatto, 2 dentro e 2 fuori, abbiamo soltanto portato solo, 3 punti, ma non quindi, solo abbiamo ottenuto secondo me pareggi deludenti sul piano del gioco e della classifica, ma ho sentito pure che l'allenatore per esempio Cosme ha detto sono punti d'oro, punti d'oro. Beh, io questi punti d'oro non li vedo proprio, Mario, non li vedo proprio. Ma comunque lasciamo stare, sono il passato d'accordo, il sono passato d'accordo. Non conta più. Adesso vediamo queste ultime 9 partite, se riusciamo a fare questi 12-13 punti che ci possano portare. 12 punti sono 39. Ora, siccome 14. C'è una teoria statistica che ho sentito l'altra sera, che in effetti condivido perché molto spesso si è verificata, cioè in una squadra che lotta per non retrocedere, che sta al limite appunto della retrocessione, normalmente si conteggiano un punto per ogni partita mancante alla fine del campionato, quindi sarebbero 9, più un bonus di 3 e sarebbero 12, i 12 cui fai riferimento. Però a sto punto arriviamo a 39. Che potrebbero 39 non bastare. Potrebbero anche non bastare. Quindi è necessario proprio che ci sia un'accelerazione. Ma quello che dicevo prima, cioè il pareggio adesso lo dobbiamo cancellare assolutamente. Il Lecce o vince la partita o la perde. Tanto o la perde o la pareggia, un punto di differenza, non cambia niente. Quindi o la vittoria o la sconfitta. Cioè quello non andava bene, andava bene. Coi campionati hai 2 punti, quando tu o vinci o pareggi. No, ma il pareggio va benissimo alle squadre che stanno in centro classifica, le quali con un punto camminano piano piano e fanno quei punti necessari per arrivare alla salvezza tranquilla. Poi Vittorio, non dobbiamo dimenticare un particolare, questo lo sappiamo tutti, ci sono poi verso fine campionato 2-3 partite alla fine del campionato con i risultati diretti, strani, no? Con dei risultati strani, sì, con acquiescenti pareggi, perciò, partite giocate a centrocampo, dobbiamo per non mettere farsi in conto male. Anche questo messo in conto perciò questo. Proiettiamoci alla partita di domenica. Allora intanto proiettiamoci alla partita di domenica. Cesena, nella quale tu ci dirai vita, morte e miracoli di questa squadra. Ma Cesena, Mario, la storia col Cesena è una storia lunga, anche se è iniziata nel 1978, 34 anni fa giocammo la prima partita e la vincemmo 2-1. Ruggero Cannito segnò il gol della vittoria, avevamo segnato con Sartori il primo, all'inizio, poi aveva pareggiato il Cesena, poi Cannito segnò il gol del 2-1 e vincemmo 2-1. In tutto abbiamo giocato 19 volte qui a Lecce con il Cesena, sì. 19 volte, quindi abbiamo lo giocato score, abbastanza. Qual è lo score? 4 volte abbiamo giocato in Serie A e 15 in Serie B. Il bilancio è più che buono per il Lecce, sì, sì, perché sulle 19 partite il Lecce ha ottenuto 13 vittorie. Beh, quindi, è un buon, quindi diciamo è un trend favorevolissimo. 13 vittorie, 5 pareggi, 2 per 0-0, 3 per 0-0 e 2 per 1-1 e una sola sconfitta, quella famosa di 2 anni fa. Però questo è il trend, ecco, io ricordo quella famosa di 2 anni fa che ci costrinse a rimandare esatto. I festeggiamenti per la promozione. E fu oltre la prima volta fatto che io purtroppo, anche te, ricordiamo un famoso spareggio, ma era fuori quello, quindi non, dove avevamo quasi preparato per la promozione in Serie A. Sì, sì, esatto. Quindi il Cesena è sempre stata una squadra, diciamo, sì, rompiscatole. Sì, perché oltre alle 19 partite, statisticamente ricordiamo anche 2 partite di Coppa Italia, una nel 95 vinta 2-1 e una nel 97 vinta 1-0, e poi 2 spareggi però giocati non a Lecce, giocati in campo neutro, uno a Pescara finito 0-0 e uno a San Benedetto del Tronto per 2-1 e andò in Serie A il Cesena.
purtroppo ci fregò quell'anno, fu nel 1987 con Mazzone, Vittorio, con Carlo Mazzone. Vorrei no, io il numero dei gol, ecco. Mario, abbiamo segnato molti gol, molti gol, ne abbiamo segnato un buon numero, 27, la media di un gol e mezzo a partita abbiamo segnato, ne abbiamo subiti però 8 soltanto. Mezzo gol sì, a partita. Ma al di là di quanti quindi, ne facciamo? No, questo per dirti che il bilancio è buono con il Cesena. A noi ci basta pure l'1-0 domenica. Però Mario mi devi far dire una cosa. Prego. Tu non l'hai mai sentita dire in vita tua, io non l'ho mai detta e ne l'ho sentita mai. Cioè, prima di una partita, un qualsiasi presidente, non parlo del Lecce, parlo di una qualsiasi squadra di calcio d'Italia, d'Europa, del mondo, il presidente, l'allenatore, un giocatore che abbia parlato della partita successiva, ho sempre sentito dire è una partita difficile, dobbiamo stare attenti. Con Cesena, basta, finiamo. Io per la prima volta voglio dire finalmente una partita facile. Finalmente una partita facile. Se non consideriamo facile la partita con il Cesena, è la fine del mondo. Esatto. Io vorrei ricordare che al di là del Cesena in casa, dove noi giochiamo, abbiamo anche la Roma, non potrà essere considerata una partita facile. Abbiamo il Napoli e non sarà facile. Abbiamo Parma e Fiorentina che sono in lotta per non retrocedere con noi, quindi è una partita oggettivamente difficile. Esatto, lì non potremo dire una partita facile. Lì dovremo dire che ci sono delle difficoltà, che ci saranno delle difficoltà. Appunto ti sto dicendo. Ci saranno, non però qualcuna facile. Questa col Cesena, io non l'ho mai detto, non l'ho mai sentito dire, per me è una partita facile. Guai a non vincere. Che significa? Significa che se non si vince col Cesena siamo quasi condannati. No, bisogna chiudere il discorso, bisogna cambiare parola. Parlare dalla settimana entrante. Quindi la logica non può essere mandata in archivio. Io già domenica scorsa con Novara, Mario, ho intravisto in quella partita quasi una partita che si ripeterà l'anno 21. Speriamo di no. Auguriamoci di no. Ecco, di no, ecco, e speriamo questo... bene per questa partita con il Cesena. Adesso ci pigliamo l'aperitivo. Diamoci l'aperitivo, senz'altro. Giuseppe l'ha già preparato, sto vedendo, quindi grazie e ci vediamo la settimana prossima. E quindi è una partita facile. Senz'altro, non ci sono dubbi.